Ecco, siamo qui alla curia vescovile di Frascati. Domandiamo al vescovo, a questo evento che abbiamo saputo, la visita del Santo Padre. Qual è il motivo, eccellenza, ecco, di questa visita del Papa? Un motivo straordinario non c'è. Io ho rivolto l'invito al Sommo Pontefice, il Papa Benedetto XVI, e lui ha accolto ben volentieri, dicendomi che appunto verrà la domenica 15 luglio per celebrare insieme l'Eucarestia e dunque viene per confermare e per rafforzare la nostra fede, anche in previsione del nuovo anno della fede che il Papa stesso ha indetto per tutta la Chiesa che inizierà a ottobre del 2012. Per concludersi a novembre del 2013. E lei come pensa a questa preparazione, ecco, quale degli eventi, di questo grande evento, quale le pensa di... Con i sacerdoti, i parroci delle parrocchie della nostra diocesi, ci siamo proposti anzitutto di curare una formazione, una preparazione spirituale, incentrata su tre punti in particolare. Il primo è di conoscere qual è la missione del Papa all'interno della Chiesa Cattolica e nei confronti di tutta l'umanità. Secondo, è di conoscere sempre meglio quello che lui insegna, soprattutto attraverso la catechesi del mercoledì e l'Angelus della domenica. E terzo, di pregare per lui durante tutte le messe, nelle nostre comunità parrocchiali e anche nelle nostre famiglie, e a questo riguardo ho composto anche una preghiera che recitiamo appunto in ogni celebrazione eucaristica, e ho invitato anche le famiglie a pregare con questa preghiera speciale per il nostro Santo Padre, perché il Signore lo renda sempre più forte e coraggioso nell'adempimento della grande e alta missione, seppure difficile, che il Signore stesso gli ha affidato. La ringraziamo, Ecco Eccellenza, per questo grande dono per la nostra diocesi. Grazie e buona partecipazione a tutti. Attendo tutti, quindi, la domenica 15 luglio prossima, e comunque invito quanti mi ascoltano eventualmente a prenotarsi presso una delle nostre parrocchie della nostra diocesi. Grazie e buona giornata a tutti.